Io sono una capatosta. Nessuno può dirmi quello che devo fare e come farlo. L'ulivo è una capatosta. Decide lui gli odori e i sapori che devono arrivare alle olive. Come quello dell'erba appena tagliata, che durante la raccolta scorre dagli olive fino all'olio. Ma ci sono caratteri che possono segnare l'olio a fondo e farlo diventare unico. Tutti mi dicono, e certo, basta aggiungere un aroma per ottenere l'olio che dici tu, tutte le volte cavo tu. Ma l'olio è qualcosa di vivo, e per dargli il carattere che voglio io, devo cercare qualcosa che sia altrettanto vivo. Qualcosa che sa ancora di terra e di campo, e come le olive conosce bene il tempo di una stagione. Qualcosa che si deve frangere con le olive, e sapere di buono come niente prima. Perché tutto questo? Perché l'olio è una cosa seria e deve continuare ad arrivare sulla tavola come dico io. O forse, più semplicemente, perché sono una capatosta.